All'interno della zona di produzione del Parmigiano Reggiano c'è un'area montuosa, impervia e affascinante. La catena degli Appennini. Ed è qui che nasce il Parmigiano Reggiano, prodotto di montagna. Latte e fare parmigiano reggiano negli Appennini non è facile. Le strade sono tortuose, i declivi scoscesi. Il tempo è spesso inclemente e imprevedibile. Gli uomini e i macchinari sono sottoposti a grandi sforzi e i costi sono più elevati. Eppure, qui più di 100 caseifici, oltre 1000 allevatori e un indotto di diverse migliaia di persone lavorano per fare ogni giorno il parmigiano reggiano. Una produzione preziosa per l'economia locale, il tessuto sociale, il paesaggio e la tenuta ambientale di questo e dei territori a valle. Pensiamo di dare una grossa mano anche a tenere in ordine la montagna. Cerchiamo di aggiustare non solo le stradine vecchie, però non so, anche un canale per evitare magari la frana, tenendo a posto chiaramente le acque e tante cose, insomma. Il mestiere si tramanda spesso di padre in figlio, creando un legame tra le generazioni e il territorio. Fin da piccolino sono cresciuto in stalla e venivo a aiutare da mio nonno a mio papà. E una passione bellissima. Il Parmigiano Reggiano prodotto di montagna, progetto Qualità Consorzio, è una certificazione introdotta nel 2015 che rispetta il regolamento dell'Unione Europea per i prodotti di alta quota e lo integra con regole aggiuntive per offrire maggiori garanzie legate non solo all'origine, ma anche alla qualità del formaggio. Ma cosa serve per ottenerla? Come sempre, tutto ha inizio dall'erba dei campi. Gli allevatori danno da mangiare alle bovine foraggi e alimenti che per almeno il 60% hanno origine in quota. Le bovine vivono tutte in zona e il loro latte è munto in stalle di montagna prima di essere portato entro 2 ore nei caseifici dell'Appennino. Il processo di lavorazione segue, come sempre, il disciplinare del Parmigiano Reggiano. La stagionatura avviene per almeno 12 mesi in quota. A quel punto, come tutte le forme, anche quelle di montagna devono superare l'esame dell'abbattitura prima di diventare parmigiano reggiano. Ma per ottenere il marchio prodotto di montagna, progetto Qualità Consorzio, la strada è ancora lunga. Deve trascorrere un altro anno. Ai 24 mesi il lotto di produzione è sottoposto a una seconda battitura. Gli esperti del consorzio ribattono una per una le forme alla ricerca di difetti che potrebbero manifestarsi nel secondo anno di maturazione. Inoltre, un campione di ogni lotto di produzione è inviato a un gruppo di esperti per un nuovo esame, l'analisi sensoriale. Noi valutiamo il parmigiano reggiano in funzione delle sue caratteristiche visive, olfattive, gustative e di struttura. Ad ognuna di queste caratteristiche viene data un punteggio di idoneità. E questo punteggio di idoneità non può scendere al di sotto di un certo livello per poter consentire al prodotto di ricevere il marchio di montagna. Superata la valutazione sensoriale, si dà avvio alla marchiatura a fuoco delle forme. Così solo le migliori diventano Parmigiano Reggiano prodotto di montagna, progetto Qualità Consorzio.
un formaggio che, oltre a essere buono, fa bene a un intero territorio.